Bentrovati, oggi mi trovo con due pezzi da 90 dello sport da combattimento in particolare in Sardegna, Gianmario Mereu e Tore Rittu, per raccontarvi una storia davvero che dovreste sentire tutti, e poi vi spieghiamo anche il motivo per cui sono qua insieme a loro. Una storia di un ragazzo giovane, maturo, responsabile, in forma, uno sportivo, accoltellato con delle conseguenze incredibili per sé e per la sua famiglia. Gianmario, proviamo a raccontare la storia e poi diciamo il motivo per cui siamo qua tutti insieme. Sì, la storia ha un po' dell'incredibile. È stato arrestato ad Olbia, Elia 17 Baby, ovvero Elia di Genova, il 26enne trapper romano, già in passato al centro di episodi di violenza, scontri e risse amplificate con continui video sui social. È venuto niente, che Fabio stava rientrando a casa perché doveva prendere il servizio alle 9 di mattina, quindi verso l'una di notte stava rientrando a casa, e mentre usciva dal locale ha visto che c'era un po' di movimento, e lui, conoscendo, avendo anche un trascorso nella security dei locali, c'erano degli amici che stavano appunto prestando servizio in questo locale che erano un po' in difficoltà, e da lì niente, ha chiesto a uno di questi ragazzi se avevano necessità di un aiuto, ma ci sono stati proprio due battibecchi tra la security e questi ragazzi che poi sono stati allontanati dal locale. I ragazzi erano dei turisti qui in Sardegna? Dei turisti che erano qua in Sardegna, sì, a quanto pare appunto avevano avuto una bella serata, a detta di chi ha... In discoteca. Sì, in discoteca, e niente, mentre si apprestava a rientrare appunto nella macchina, è passato per una spiaggia, quindi per un ambiente buio, e lì si è ritrovato gli stessi ragazzi che lui racconta che di un punto in bianco si è ritrovato in terra, che non riusciva più a utilizzare le gambe. Cioè l'hanno accoltellato? Accoltellato, sì. Quindi questi ragazzi erano armati in discoteca? Sì. A quanto pare sì, anche perché poi hanno acquisito adesso i carabinieri, dopo due giorni che si tracciavano la zona, hanno trovato un coltello che stanno analizzando, appunto l'hanno trovato i cacciatori di Sardegna, lo stanno analizzando adesso i RIS di Cagliari, e vediamo se è sovrapponibile con l'arma del delitto, e poi... E le conseguenze? Le conseguenze purtroppo sono state disastrose, perché il fendente ha colpito la vertebra tra T11 e T12, e quindi c'è stata una lesione importante del midollo, e Fabio niente, dopo un brutto intervento che l'ha tenuto 7 ore e mezzo sotto i ferri, appunto presso il reparto di neurochirurgia di Sassari, si ritrova adesso all'unità spinale di Cagliari per sperare più che altro nel miracolo. Fabio, allo stato attuale, è a letto con una diagnosi di paraplegia. Tore, un ragazzo, uno sportivo poi in particolare, proteso a una carriera anche, a cui praticamente hanno tolto tutto, il benessere fisico ma anche le sue speranze, i suoi sogni. Ma speriamo che con il tempo Fabio abbia la forza e la capacità di sapersi rialzare. Io ne sono fiducioso, perché in primis, oltre ad aver fatto un passato di pugile, lui siamo stati grandi amici, abbiamo condiviso veramente tante notti a casa mia, è stato vicino nel momento di quando io stavo male nella mia vita, è un ragazzo che ha grandi valori. Poi si è tuffato nel mondo dell'MMA con Gianmario, e vedevo che stava facendo grandi cose, aveva grandi potenzialità. Sicuramente questo stravolgimento della vita, ma lui, ma chiunque, penso a me, a lui, poteva, per come sono andate le cose, ti rivolta tutto. Adesso la cosa importante è far capire su quale strada stiamo andando. È una strada triste, non è una strada felice, perché purtroppo i giovani oggi molto spesso sono tirati, diciamo, da questo, diciamo, stile musicale. E a mio avviso questo non lo definisco, il trap non lo definisco neanche uno stile musicale, far vedere collane, far vedere comunque facilità nella vita e convinzione che le cose arrivino. Collane, pistole, malavita. Cioè è una cosa che non esiste, e a mio avviso è un tasto che va sensibilizzato fortemente con lo sport. Fra, fatti tu dire. Perché oggi è accaduto a Fabio, e Fabio era un atleta
preparato, anche in grado di difendersi, anche in grado di difendersi in questa situazione, ma se viene accoltellato alle spalle così per un semplice diverbio verbale, perché di questo si tratta, senza nessun tipo di colluttazione, veramente siamo alla follia totale. Che altro, la cosa mi ha toccato, sì, Fabio come lo è per Torre, lo è anche per me, è un fratello, nel senso che negli ultimi 4 anni e mezzo abbiamo condiviso tante esperienze sportive e non, ma mi turba soprattutto da padre, cioè il fatto che in Sardegna si stia, passi il messaggio che uno può arrivare, drogarsi, sbronzarsi e stuprare una ragazza o accoltellare un nostro fratello, un nostro figlio, un nostro amico e pensare di poterla fare franca, perché appunto ci sono delle grosse lacune in legislatura, mi fa rabbrividire appunto da padre di due figlie, e questo mi disturba parecchio. Fabio, come ha detto appunto Tore, non era l'ultimo degli sprovveduti, era uno che molto probabilmente in uno scontro fisico 1-1 avrebbe di certo avuto la meglio, anche perché stiamo parlando di un ragazzo che pesa la metà di Fabio, ma qua c'è gente che va a ballare nelle nostre discoteche, viene in Sardegna con la pistola in tasca, con il coltello in tasca, che dopo che passano una notte di eccessi si permettono il lusso in branco di fare cose inenarrabili. Allora chi è che fa quattro con me? Chi è che fa quattro con me? Fa il quattro con me? Va a vedere che ti sparo in diretta. Ma 21 anni di incontri, dai. Cioè 21 anni di incontri, ammazza come ti pieghi, Mi dispiace tantissimo, ripeto, per l'amico Fabio, ma il problema più grosso che vorremmo adesso porre all'attenzione di tutti, dei media, ma soprattutto anche dei nostri politici, è quella che noi vogliamo in Sardegna delle notti sicure per i nostri figli, per i nostri fratelli, per noi stessi, perché quello che è successo a Fabio può succedere a chiunque, per una mancata precedenza, per uno sguardo, Omar Santana e Lia Baby non hanno perso tempo a sfidarsi per stabilire chi è il miglior lottatore di tutti i tempi. Ed ecco allora il motivo per cui siamo qua, siete qua insieme, innanzitutto per una mano d'aiuto per quanto tutti noi possiamo fare, poi per un progetto futuro. Sì, noi vorremmo cercare di sensibilizzare, appunto, adesso abbiamo due grossi problemi. Uno è che Fabio faceva portieratto e stava cercando di diventare guardia giurata, lo sarebbe diventato a breve. Ci ritroviamo con un ragazzo che a 34 anni rischia la carrozzina e con esso tutti gli annessi e connessi che portano una disabilità del genere. Quindi problemi economici, ora impellenti. Problemi economici e problemi logistici, perché a Fabio gli è cambiata la vita e anche se arriverà il miracolo non sarà imminente, quindi dovremo noi attrezzarci per cercare di aiutare Fabio in questo momento, sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista economico. Andrà tutto riadattato. E allora la richiesta è quella di una mano d'aiuto da parte di tutti, genitori, sportivi, non sportivi, ragazzi che desiderano fare qualcosa esattamente come voi. Sta passando l'IBAN, a cui poter donare una cifra anche simbolica, ma se lo facciamo tutti può diventare davvero una grande mano d'aiuto immediata. Sì, appunto, vorrei far passare questo messaggio, che quello che è successo a Fabio purtroppo potrebbe succedere a chiunque, e in questo momento siamo disarmati, perché speriamo che le istituzioni ci diano una mano a supportare il nostro amico, il nostro fratello. Nel frattempo comunque sappiamo che comunque questi tempi sono lunghi, nel frattempo ci stiamo attrezzando noi per potergli appunto dare una mano nell'immediato. Quindi andremo avanti con due progetti, uno che è quello appunto di fare un semplice bonifico, chi ha la possibilità, nel conto di Fabio, e l'altro è un progetto mio personale, dove quest'anno che organizzeremo il Colosseum, che è organizzato appunto dalla società dove Fabio si allenava e dove Fabio tuttora fa parte, tutto l'incasso della biglietteria dell'evento sarà devoluto interamente alla causa di Fabio. Colosseum, che ricordiamo è un grande evento annuale di MMA che fa uno spettacolo incredibile oramai a livello nazionale, e quest'anno sarà a dicembre. Sì, lo faremo il 10-11 dicembre, quindi ci sarà un motivo in più per presenziare, che è quello appunto che tutto l'incasso che verrà acquisito verrà devoluto interamente alla causa di Fabio. E quindi speriamo di vedervi in massa dove? A Porto Torres. Tore, quindi per chiudere, tu volevi lanciare un messaggio di unione, perché è quello che state facendo adesso insieme, che vorrete fare sempre di più, ma che dovrebbero fare poi un po' tutti.
Beh, sicuramente l'unione fa la forza, qui non si parla di uno sport, nonostante pratichiamo sport individuale, ma si parla di arrivare a un fine, è quello di aiutare, supportare un amico, un compagno di palestra, un allievo, ed è un elemento fondamentale anche per fargli sentire la presenza, la vicinanza e quanto sia forte la motrice dello sport nei confronti non solo nello sport nei fini del combattimento, ma anche nella sensibilizzazione alla solidarietà e alla precauzione nel vivere queste situazioni. Quindi sarò orgoglioso di farne il testimonial insieme a Gianmario e tengo un punto di domanda come riserva, vediamo se è in parte attiva o in parte testimonial, però a 41 anni mi stimola l'idea di avere più una parte attiva, però tutto questo lo potrà solo dire il poco tempo che abbiamo a disposizione purtroppo per questa disgrazia che abbiamo vissuto. Ci tengo a ringraziare Simone Cicalone e Mattia Faroni che ci hanno dato una grossa mano per la sensibilizzazione di questo caso spostandolo a livello nazionale. Li ringrazio, li solleciterò e ringrazierò se ci daranno una mano a sensibilizzare la situazione di Fabio, perché comunque, come sappiamo, in Italia la legislatura è molto lunga nei tempi di giudizio, però Fabio è un ragazzo di 34 anni pieno di vita, pieno di voglia di fare e ha bisogno, tra virgolette, in tutti quegli handicap che oggi potrebbe ritrovarsi, di sentirsi normale, perché anche nelle difficoltà è importante, lo sport ci prepara a questo, sentirci normale. Sono convinto che Fabio avrà la capacità di fare questo avendo tante persone che gli stanno attorno vicino e gli fanno sentire il proprio calore e affetto. Che bello però avere degli amici così fuori, è una cosa veramente bella, forte, e io spero che davvero tutto questo possa generare delle soluzioni concrete e spero di poter vedere Fabio al Colosseum a dicembre. Stavamo parlando ieri sera, sono andato a trovarla a Cagliari e quello è il sogno più grande, nel senso che vorrei veramente che fosse lui fisicamente a incassare l'assegno della serata, perché è stata nella drammaticità della cosa, ho visto un sacco di solidarietà proveniente non solo dallo sport dal mondo degli sport da combattimento, ma da tutto il mondo sportivo, e questo potrebbe essere, ripeto, nella sua drammaticità un punto di partenza perché le cose cambino, perché la cosa che è successa a Fabio non capiti più né a Fabio né a nessun altro, quindi secondo me uniti ce la possiamo fare, sia a rimettere un po' in piedi la situazione di Fabio per renderlo autonomo quanto prima, ma soprattutto perché lì spero che ci sentano i politici in fase preelettorale, perché le cose debbano cambiare. Aspettiamo adesso che sia il giudice a dire chi è che è stato l'artefice di questo crimine, ma se realmente l'indagato è l'artefice, la sua sofferenza si manifestava già nei suoi video, si manifestava già nel suo vissuto. Oggi siamo sportivi, oggi siamo sportivi. Dai, manca poco duro. E io mi domando e dico, come è possibile che nella discoteca dove ci va mia figlia insieme alla sua amica ci può entrare un con segni di sociopatia evidenti armato di un coltello da Rambo? Cioè, noi vogliamo che la Sardegna, ma io penso che tutta l'Italia diventi una zona franca per i nostri figli. Cioè, noi da genitori o comunque da frequentatori dei locali dobbiamo essere liberi di frequentare il locale e ritornare a casa con le nostre gambe. Belli, e questi sono i valori, effettivamente, io lo dico sempre quando commento l'evento di MMA di Gianmario, il Colosseum, lo dico sempre perché effettivamente è vero, questi sono i valori che ti insegnano gli sport da combattimento, che ti insegnano il sacrificio, la responsabilità, ma ti insegnano anche questi valori di amicizia forte, di legame, di condivisione e di aiuto. Speriamo possa servire il nostro e il loro appello e ci vediamo a dicembre al Colosseum. Grazie, grazie. Grazie. Grazie Gianmario.